No, ma anche il primo tempo abbiamo creato, anche loro hanno colpito due legni, però noi credo che abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, probabilmente non siamo stati molto lucidi negli ultimi metri, però la prestazione c'è stata, abbiamo cercato di vincere la partita fino alla fine. Ecco. Sicuramente siamo stati poi gli ultimi minuti più pressanti perché eravamo in superiorità numerica e purtroppo ci è mancato solo il gol. Poteva essere visto un secondo giallo in un'azione contro Galabinov e la partita sarebbe sicuramente cambiata. Ma sicuramente sì, perché come avete visto poi abbiamo impresso un ritmo diverso, chiaramente agevolati dall'uomo in più. Se questo avveniva già nel primo tempo, sicuramente ci potevano essere più opportunità per andare in gol. Però l'arbitro non l'ha visto, pazienza, non possiamo farci niente, non so, forse non se l'è sentita di fischiare, perché se fischiava c'era il doppio giallo che già era stato ammonito. Quindi dispiace che c'è stato un errore, però a volte gli errori li fanno favore nostro, a volte contro, quindi noi ci interessa la partita che i ragazzi hanno fatto, hanno dato tutto, quindi chiaro sappiamo di aver commesso qualche errore e su questo dobbiamo lavorare. Sicuramente c'è stata molta grinta da parte dello Spezia, riusciamo a portarla anche in trasferta, l'obiettivo è questo. Sì, sicuramente sì, perché anche l'ultima trasferta è stata, diciamo così, sfortunata come risultato. Però c'è stata grinta, c'è stata partita, c'è stata attenzione, insomma, e quindi speriamo, non speriamo, dobbiamo fornire le stesse prestazioni in casa anche in trasferta. Una partita molto nervosa, vi aspettavate un risultato diverso? Ma forse meritavamo un risultato diverso. Abbiamo affrontato una squadra forte, due squadre che si sono affrontate a viso aperto. E certamente c'è il rammarico per i due legni colpiti, allo stesso tempo la buona prova offerta dalla squadra, non si giocava da quasi un mese, i ragazzi hanno risposto in maniera importante. Ripeto, l'essere rimasti anche in 10 ci ha penalizzato ancora di più, ma lo spirito è rimasto quello, la voglia comunque di restare in partita, anche magari a trazione anteriore, quindi non abbiamo e non ci siamo snaturati, ma certamente i due legni colpiti pesano su quello che poi è stato il risultato finale. Una nota positiva di questa partita è stata comunque la vostra tifoseria. Hanno fatto tantissimi chilometri, c'era una curva veramente molto accesa. Sì, ma si conosce insomma che la tifoseria del Foggia è veramente importante, anche oggi ci hanno seguiti, la curva era pienissima, ci avrebbe fatto piacere regalargli una soddisfazione maggiore, però ripeto, da parte della squadra c'è stata veramente la voglia di venire qui contro una squadra molto forte che era in salute, ma ci siamo fatti rispettare. Capisco l'amarezza magari da parte vostra per il risultato, ma come avete visto questo Spezia? È forte, voglio dire, basta vedere la rossa dello Spezia, basta vedere domenica scorsa cosa ha fatto, è una squadra che ha fatto bene anche l'anno scorso, si è rinforzata ancora di più quest'anno, è una squadra che sicuramente lotterà per posti importanti, ma così come anche il Foggia.